Sono Matteo Fato e ci troviamo nel mio studio di Pescara dove vivo e lavoro. Io nasco da sempre come pittore, però diciamo che per me la pittura è sempre stata ha sempre rappresentato una sorta di presentimento per una possibilità ulteriore riguardo a questo linguaggio. E difatti molto spesso è successo che nel mio lavoro la pittura è diventata anche un'occasione per espandersi nello spazio, per lavorare con una scultura che però nasce come una sorta di dialogo necessario, fondamentalmente anche come la possibilità di appunto guardare alla pittura non soltanto in maniera, come dire, frontale, perché per me la pittura è un qualcosa che va vista in un certo senso con uno sguardo laterale, perché questo è un metodo per analizzare i processi che poi portano alla pittura in sé. Da sempre nel mio lavoro la formula del ritratto ha avuto un'importanza fondamentale fin dagli inizi. Io ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Urbino, dove attualmente da circa 12 anni ho la fortuna di essere tornato come docente. E fin dall'inizio, dai primi anni dell'Accademia, diciamo che il ritratto è stato il mezzo per conoscere il mondo, è stato il mezzo per conoscere sia se stessi che il mondo esterno, perché attraverso il ritratto non solo si conosce profondamente la persona che si ha davanti, ma si conosce, il ritratto è un mezzo per conoscere e analizzare anche il paesaggio del proprio tempo. Il ritratto è un qualcosa che analizza in un certo senso proprio il profumo del nostro tempo. E negli anni diciamo che questa formula è diventata sempre più importante, è stata lasciata, ripresa in varie fasi. Poi fondamentalmente potrei anche azzardare a dire che tutto quello che faccio è un ritratto, perché poi ritrarre significa riproporre, significa rianalizzare, significa riportare in un certo senso un oggetto a prendere una vita nuova, è una sorta di analizzare per omaggiare anche il mondo e la vita. Questo che c'è alle mie spalle è un esempio di uno studio, una ricerca che porto avanti da ormai circa 12 anni, 13 anni, che riguarda il ritratto di personaggi storici che per un motivo o un altro, diciamo, hanno suscitato in me una vicinanza, come quando si leggono le parole di un filosofo, di uno scrittore che ti fanno sentire questa persona in un certo senso quasi amica, quasi vicina, e il ritratto aiuta anche a fare questo. Quindi è successo che in un lungo periodo ci sono stati questi ritratti che hanno affrontato lo studio di personaggi non sempre neanche famosi o conosciutissimi, ma che comunque nella loro storia per me hanno suscitato un interesse, una vicinanza in un certo senso. In questo caso, questo è il ritratto di Charles Duke, che è un astronauta americano che negli anni 70, uno dei più giovani astronauti che andò sulla Luna, e fece un gesto che a me ha colpito molto. Durante, diciamo, la sua missione, lui fece questo gesto di lasciare sul suolo lunare una foto della sua famiglia e fotografare questa presenza. È un gesto che mi ha colpito, è quasi un gesto da sognatore, quasi un gesto d'artista, come direbbe Ennio Flaiano, di un uomo con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole. Queste cose hanno sempre suscitato in me la necessità di omaggiare questi personaggi. Questo è un lavoro che è stato presentato 2 anni fa nell'edizione di Straperetana a Pereto, proprio perché in quell'occasione il curatore Saverio Verini aveva diciamo dedicato la mostra, il progetto proprio al rapporto dell'uomo con la Luna. Quindi questo diciamo che è un esempio dei ritratti che riguardano i personaggi storici. Poi ultimamente, invece, nell'ultimo anno, ho voluto confrontarmi con quello che è il ritratto contemporaneo, quindi proporre proprio ritratti di persone viventi, di persone che sono anche vicine alla mia storia, di amici, di collezionisti, di mecenati, curatori che hanno affrontato comunque il mio lavoro. E questo mi ha portato ad analizzare in un certo senso in maniera ancora diversa il tema del ritratto. Ed è proprio da qui che nasce
l'esigenza di proporre il workshop che realizzeremo insieme, che ha come tema proprio quello del ritratto, gentile come un ritratto. Gentile come un ritratto perché? Perché il ritratto è qualcosa che penso che bisogna essere, che bisogna affrontare anche in una maniera, forse gentile è la parola che è nata subito come esigenza, ovviamente prende anche spunto da quello da cui noi partiamo, che è questa sorta di autoritratto nascosto di Gentile da Fabriano, è da lì che parte, diciamo, tutto il processo. E quello che dovremmo fare è, in un certo senso, tentare di realizzare un ritratto collettivo. Io quello che è una cosa per me totalmente nuova, forse anche il fatto di avervi fatto entrare nel mio studio è una cosa che normalmente non succede, perché ho una sorta di gelosia e di intimità rispetto a questo luogo, perché è un luogo in cui, come dire, mi chiudo anche per far entrare un mondo che non è il mondo, che non è il mondo esterno, è un po' un'isola. Quindi all'interno di questo workshop succederà che io chiederò a voi di mettere le mani effettivamente su quello che inizia come essere un mio lavoro, ma che fondamentalmente l'idea è che diventi un lavoro appunto di tutti noi, diventi un lavoro collettivo. E ripeto, questa per me è una novità, ma non è uno sforzo, perché fondamentalmente lavorare con il ritratto di persone vicine, di persone appunto viventi, mi ha fatto capire che effettivamente per ritrarre bisogna lasciarsi la possibilità di conoscere. E quindi, ripeto, non è uno sforzo, anzi penso che sia un altro presentimento di una grande possibilità per il mio lavoro, e spero che lo sia anche per voi. E un altro elemento fondamentale nel mio lavoro, che potete vedere anche alle mie spalle, questo piccolo dipinto che affianca il ritratto, che io definisco pulitura pennello, che ad alcuni anni è diventato un elemento fondamentale, ed è effettivamente la pulitura del pennello a chiusura dell'opera, che probabilmente per un pittore la chiusura di un dipinto rappresenta la parte, diciamo, più dolorosa, più difficoltosa, e questo è proprio una sorta di certificato di chiusura dell'opera. E è importante per me parlarvene, perché anche questa sarà uno degli elementi fondamentali del workshop, perché durante il vostro intervento, durante questo dipinto a corale che faremo, ognuno di voi, diciamo, che produrrà anche una sorta di pulitura pennello a chiusura del proprio intervento, e questi definiamoli proprio stracci di pulitura diventeranno anch'essi una parte fondamentale del lavoro finale. Era per me importante farvi entrare nel mio studio, anche se, come dicevo, è una cosa che non succede spesso, che succede per me molto raramente, ma era necessario perché è uno scambio. Io accetto di farvi entrare nel mio studio perché poi sarete voi ad accettare di farmi entrare in quello che è il vostro studio, in realtà, perché durante il workshop verrà allestito un piccolo studio temporaneo in cui spero di incontrarvi per la realizzazione di questo ritratto, di questo gentile ritratto. E colgo l'occasione per salutare tutti voi di Elica e gli amici della Fondazione. Spero di vederci presto.